oggi parliamo dell'ultimo libro di Patrizia Traverso, che è l'immaginifica, come la chiamo io, delle parole. Parole che riesce a bloccare, a fermare con le sue fotografie. La perfezione, come la felicità, tende a prenderti di sorpresa. In effetti non ci si può aspettare la perfezione dal cibo, non ci si può aspettare neppure la bellezza. In questo Patrizia è molto brava. Ci tenevo a utilizzare subito questo strumento qua, che è il libro di Patrizia, per leggere una cosa che mi ha veramente molto colpito, che è un piccolo scritto di Massimo Montanari. Dice: il cibo non è buono o cattivo in assoluto. Qualcuno ci ha insegnato a riconoscerlo come tale. L'organo del gusto non è la lingua, ma il cervello. Quando c'è l'immagine del cibo, si muove qualunque cosa, si muove la nostra mente, si muove attraverso lo sguardo la nostra mente, il nostro cuore, perché cibo è anche ricordo, cibo è anche impressione di cose vissute. Io sono un viaggiatore per lavoro e anche per diletto, diciamo. E i libri di Patrizia, non solo questo, io ne ho altri due a casa, mi fanno venire voglia perché mi ricordano dei posti, dei luoghi in cui sono stato. E quindi di tanto in tanto io li prendo e rientro in questi luoghi grazie alle sue fotografie. Il libro di Patrizia per me è una boccata di ossigeno, di aria pura, perché dovendo stare tutto il giorno in mezzo a cibi confezionati, a cibi preparati e quindi resi in qualche modo belli, tra virgolette, da fotografare, ecco, questo libro qua mi riporta alla realtà del cibo, che è una realtà del quotidiano. Quando tu viaggi, l'immagine che tu cogli, hai già in mente un filo logico? Il mio modo di fotografare in genere è molto legato alla luce, alle linee, ai colori, all'architettura e quindi anche ai paesaggi. E poi quando invece vado ad entrarmi nelle situazioni, ad esempio la situazione della lettura come quella del cibo, sono due situazioni che io ho sempre privilegiato nei miei giri, nei miei servizi fotografici. Questo mio tentativo di triangolazione di linguaggio è fatto appunto di tre momenti: il momento della fotografia, cioè quindi il momento dell'immagine, dello scatto, poi c'è una citazione letteraria e poi ho messo sempre anche una citazione appunto dalla Scienza in cucina dell'Artusi, perché il mio tentativo è proprio è stato quello di, triangolando i tre pensieri, trovare ancora una chiave di lettura nuova e diversa, perché questi tre momenti possono essere sinergicamente uniti. Questa serie di libri di Patrizia, delle fotoparole, sono i libri, quelli che io chiamo da comodino, sono quei libri da tirare fuori ogni tanto, aprirli a caso e riguardarli e ritrovare tutte le volte delle immagini.